Colonna di Sant'Andrea. Francesco Bartilotti, principe di Castellaneta, dopo il matrimonio contratto con donna Maria Cito Moles, baronessa di Salve, si trasferì nel 1600 a Presicce con la moglie e il figlio primogenito Andrea, prendendo dimora nel castello dove ancora viveva il vecchio barone Filippo Antonio Cito. Nel 1616, all'età di 4 anni, moriva il piccolo Andrea, evento che indusse il principe Bartilotti a far erigere una colonna votiva a Sant'Andrea Apostolo in memoria del figlio morto. Si tratta di un basamento ornato da fregi e mascheroni, sormontato da una balaustra finemente scolpita e impreziosita negli angoli da 4 putti in rilievo e 4 figure femminili, 3 delle quali acefale, che rappresentano le 4 virtù cardinali. Il lato sud reca lo stemma araldico dei Bartilotti, mentre il lato nord reca un altro stemma di difficile interpretazione, in quanto fortemente corroso. I lati est e ovest recano entrambi un cartiglio di difficile lettura. Sul basamento poggia l'alto fusto sormontato da un capitello corinzio, su cui è posizionata la statua del santo.